Storici sui cani cinci, ragazzi, siamo qui oggi con un video che potrebbe diventare per la stessa percentuale, ovvero 50-50, o il più epico e il più figo e il più incredibile di questa serie della My Career, o allo stesso modo può diventare il più imbarazzante di questa serie. Oggi siamo qui ad affrontare la gara delle schiacciate, signori. Esplosioni atomiche, Non ho idea se avete raggiunto e mi piace o no, perché le sto registrando una dopo l'altra praticamente. In ogni caso ve la porterò lo stesso, perché non vedevo anch'io l'ora di giocarla questa gara delle schiacciate. E siamo qui per quantomeno non fare figure di merda, diciamo così. Non ho idea di quali siano le regole, non ho idea di come si faccia questa gara delle schiacciate, non ho idea di quali siano i partecipanti che dovremo affrontare. So solo che andremo lì e proveremo a spaccare i culi. Let's go. Oh, Mike Tropeo, Aaron Gordon, Zach LaVine, Marquise Chris. Siamo questi quattro qui. Ah, c'è Zach LaVine da affrontare. Aaron Gordon, vedo che li hanno richiamati, giustamente. È diventato giallo lo schermo. È una concorrenza piuttosto agguerrita, direi. Oh, ci siamo, raga. Che figata. All Star Weekend 2017, seconda giornata. Sabato sera, questo. Dopo la gara dei tre punti, che si deve essere appena conclusa, si arriva al momento più fico della serata, ovvero la gara delle schiacciate. Questi quattro sono i partecipanti, siamo gasati sì tanto. Non per questo faremo una bella figura, temo, perché gli schiacciatori che abbiamo contro sono di altissimo livello. Sapete tutti Gordon e LaVine, che spettacolo che hanno fatto l'anno scorso. Prima schiacciata per Aaron Gordon, signori. Subito con l'aiuto. Ah, però attenzione, vediamo, gliela batte a terra e schiacciata. Beh, dai, insomma, si poteva sicuramente fare di meglio, eh. Zack. Sì, beh, Dio, ha baciato la testa, il ferro con la testa, guardate là. E l'ha baciato proprio, eh sì, guarda. Vabbè, ok, molto bella, ma penso che non prenderà grandi punteggi. Vediamo un po', 37 infatti. Oh, il back-to-back winner della gara delle schiacciate, signori. Vediamo se riuscirà quest'anno a fare il free pit qui nella carriera. Che si inventa niente di speciale, anche lui, per essere Zach LaVine. Sinceramente questa è una schiacciata abbastanza bruttina, la lancia, prende windmill o neanche, questa così è schiacciata. Punteggio di 39, beh, adesso il rookie dei Phoenix Suns, Marquise Chris. Vediamo un po' lui che si inventa, potrebbe essere la sorpresa di questa gara delle schiacciate, un 360. Oh, col gomitino, Marquise Chris alla Vince Carter. Zach. Non male, questo è un quarantello, se lo merita tutto. 47. Oh, subito schiacciate importanti. E adesso ci siamo noi, signori. Ci siamo noi e speriamo bene. Cerchiamo qualcosa di medio. Proviamo questa che c'ha il coso Switch. Vedete nel nome là sopra, c'è scritto Switch, quindi è la nostra. Siamo pronti per la gara delle schiacciate, signori. We are ready to go, eh? Fammela rivedere. Oh! Col cambio mano! Oh, non l'avevo tutta! Oh! Ma il trofeo lo take it right! Oh! Ma 33? Ma che schifo! Ma come? Era più bella quella di Zach LaVine. Cioè, era più bella di quella di Zach LaVine. 33! Ok, siamo già morti praticamente in questa gara delle schiacciate. 33. E speriamo che Gordon e LaVine facciano cagare. Vediamo, seconda schiacciata di Aaron Gordon. Però che schifezza. Altra schiacciata con l'aiuto. Ma la stessa? What the fuck? Ma cos'è sta gara delle schiacciate? Cos'è? Ma 37 me l'ha fatta uguale a prima. Dai, no, un complotto anche quest'anno. E no, vi ricordate com'era andata l'anno scorso? Chi c'era? Spero si ricordi. Cos'è, un complotto anche quest'anno? Dai. Vediamo Zach LaVine. Oh! Wow! Questa è bella forte, eh. Questa è bella forte. Zach LaVine, così. Mamma mia, questa è tanta roba. E difatti solo 43. Vediamo Marquise Chris che è in testa alla classifica. Se la alza è un winny, così. Vabbè, dai, ci sta. Una bella schiacciata, rivediamo la replay. Se la alza e va così con l'hesitation 360. Molto carina, ma secondo me 43 è anche troppo.
Seconda schiacciata, ci serve qualcosa superiore al 45 tipo per vincere, altrimenti raga, proviamo questa ragazzi, è impossibile, ma la voglio provare perché dobbiamo fare le cose spettacolari per vincere questa gara delle schiacciate, altrimenti per vincere, per passare il turno, quantomeno è strettissimo il quadrato, aspettate che mi avvicino, è fottutamente stretto raga. L'ho messa? Fammela rivedere. Vai Mike, gasami. E che è difficilissimo guardare il quadrato e anche cosa fa il giocatore. Sì! Oh! Ho fatto quella di Aaron Gordon, non sento accorgermi! Oh! Fatemela rivedere sopra non so chi! Mamma mia signori! Perché posso fare queste cose alla gara del... Dove è entrata quella palla? Ok! Dammi 50, Cristo! 50, signori! E passiamo il tour! 83! No, ce lo spareggio! Fermi tutti! 83! Abbiamo fatto la schiacciata da 50! Da 50! Ah, c'è anche un terzo turno, forse! Allora, terza schiacciata per Aaron Gordon! Mamma mia, signori! Che schiacciata che ho tirato giù! E vedete, l'ha fatta anche lui! Il suo Marco di... Gordon non sta intimando una, mi dispiace, 43, vabbè, ok, Zach LaVine. Vediamo cosa fa Zach, il suo punteggio è uguale a prima. Ma ragazzi, ma... come cazzo l'avete fatta sta gara delle schiacciate? È uguale a prima, quindi prenderà 43, come prima, ovviamente. Quindi ragazzi dobbiamo fare 43 o più adesso. Marcus Chris con la sua ultima schiacciata del primo round. Sta rievocando tante cose storiche, Marcus Chris. Qui, oddio, adesso il nome non mi viene in mente, se lo sapete ditelo nei commenti, il giocatore dei Celtics che ha fatto questa schiacciata, non Gerald Green, quello degli anni 80, 40 solamente, ci sta, non era tutto questo spettacolo, ma tocca a noi, dobbiamo fare 43 o più per passare il turno. Ok, proviamo questa ragazzi, sempre di colore nero ovviamente, perché dobbiamo giocarci il tutto per tutto per dare il massimo. Prima abbiamo fatto una schiacciata perfetta, qui vedete il bollino un po' più largo... Non so se l'ho presa benissimo questa, però l'ho chiusa. Vediamo un po' come è venuta, signori. Vediamo un po', ce l'abbiamo lanciata. 360, carino. Non lo so se mi vale un 43 questo, Non lo so, guardate lì però. Che elevazione, Mike Tropper. Beh, comunque vada, una gran gara delle schiacciate da parte nostra. Il punteggio è 43 pari ancora. 43 pari ancora. Perché terzo mi avete messo? Ah, è finito così? Ah, ok, non c'è una finale. Vabbè, allora non aveva senso, ok. E allora il campione della gara delle schiacciate fin dal primo turno praticamente è stato Marcus Chris, che devo dire ha meritato. Ha meritato, ma secondo me la schiacciata più bella l'abbiamo fatta noi. Ditemi nei commenti qual è stata secondo me la schiacciata più bella. Dal punteggio l'abbiamo fatta noi, quella là, la Aaron Gordon, era veramente qualcosa di spettacolare. Complimenti comunque a Marcus Chris. Ovviamente non si pretendeva quest'anno di vincere la gara delle schiacciate, però... è stato divertente, devo dire. Eccoci di ritorno dopo il sabato delle schiacciate nel nostro magazzino. Sì, perché viviamo ancora in un magazzino. Questa è una cosa che non capirò mai di questo gioco. Due nuovi messaggi, vediamo un po' chi è. LeBron. Oh, signori, LeBron James. Hey, Press. LOL, come va? Grande, cazzo. Ok, mi ringrazio perché ho giocato nel Rising Star Challenge. Mi sei piaciuto nell'ultima partita. 22 punti, mi consiglio sempre bella prova. Grazie, Ciccio. Penso 14. Sì. Una gran partita questa. Ok, allora. È stata bella questa cosa. Ovviamente non si potrà più giocare. Possiamo andare in palestra e non possiamo giocare. Vedete lo Star Game. Abbiamo qui adesso 4 giorni liberi, andremo a affrontare almeno il primo per andare a un'inaugurazione del negozio Nike, così magari scopriremo anche chi ha vinto l'All-Star Game. Andiamo a simulare questo All-Star Game, prossimo anno verremo convocati assolutamente, quest'anno ci sta che non ci abbiano convocati, ma intanto siamo goduti una bella gara delle schiacciate, 88 VC della Nike, lasciate un bel mi piace, mi raccomando, se questa gara vi è piaciuta, se le mie schiacciate vi sono piaciute. E adesso intanto secondo giorno libero con la Gatorade, questa volta, come dice la nostra bellissima maglietta. Bene, allora purtroppo si torna alla dura realtà della regular season NBA, la prossima partita non sarà una partita come le altre, anzi i prossimi due episodi, li vedete già,
a Cleveland contro i Cleveland Cavaliers e in casa contro i Golden State Warriors. Quindi due partitine non proprio semplici e non proprio brutte da vedere, diciamo così. Potete vedere che siamo primi nella Eastern Conference con un record di 42-15, sicuramente un ottimo record, non eccellente, quindi nella prossima stagione si potrà sicuramente fare di meglio, anche in caso di titolo la prima stagione, che sinceramente è... dubito, però quest'anno la difficoltà Hall of Fame mi sembra veramente semplice, gli anni scorsi era ingiocabile, quest'anno faccio 20 a partita, di là 44-12, attenzione perché ci stiamo avvicinando anche al record dei Golden State Warriors. E niente ragazzi, io spero che questa gara del CSD vi sia piaciuta, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, i miei social sono in descrizione, vi volevo avvisare in un video a parte, ma ve lo dico intanto qui, la pagina delle canote purtroppo ha chiuso, lo so, me l'avete detto in tanti, anch'io stavo aspettando una maglietta, spero mi arrivi. Farò in modo di contattare i ragazzi in qualche modo, ma purtroppo ha chiuso evidentemente per vicissitudini varie che io non so, perché l'ha chiusa mia insaputa. Mi dispiace per questo, ma i miei social sono comunque in descrizione, iscrivetevi, ci rivediamo. Ah, potete anche condividere questa gara delle schiacciate, che non è mica stato uno schifo, e ci rivediamo domani con un nuovo video. Bene.